Un esercizio molto interessante che vi facciamo vedere in questa puntata è quello di tenere lo sci interno alla curva, sto facendo una curva verso destra, tenerlo in alto sul muretto e abituare la parte esterna a stare giù sul piede esterno alla curva e non ritirarsi verso l'interno della curva in arretramento e rotazione. Quindi posso fare una corsetta sempre sul piede sinistro, dove fisso l'equilibrio di tutto il lato sinistro del corpo e mi abituo a questo tipo di assetto, che è quello della curva verso destra, tenendo il piede sempre di spigolo. Ok, adesso proviamo con Claudio. Ok, prova Claudio, il piede sinistro di spigolo, ok, e l'orientamento del petto non dritto al muretto ma leggermente in fuori, con i muscoli della coscia che ti tengono dentro il ginocchio e il piede e la caviglia che cercano lo spigolo, perché devi immaginarti che qua stai curvando verso destra e quindi su un tempo prolungato avrai sempre lo spigolo sul piede sinistro. Ok, spalla sinistra bassa sul piede sinistro, vai, fatti la tua corsetta. Ok, adesso tornando indietro fai la curva verso destra, quindi verso sinistra, scusa, quindi piede sinistro di spigolo, piede destro, aspetta, tanto andare dietro. Adesso ci giriamo, qua facciamo la curva verso sinistra, quindi piede destro esterno alla curva, carico, con lì tienilo su morto, spento, cioè leggero, ok? Esatto, il sinistro ti serve solo come piccolo momento di transizione, ok? Vai, cadenza sempre sul destro, più elastico, ok? Riprovalo e riprovalo con il piede destro molto più di spigolo. Immagina che questa qua sia la pendenza, immagina che questa sia la pendenza del terreno, tu stai rientrando dalla curva e devi avere questo spigolo dentro, ok, così. ok, col piatto tibiale, sì, in effetti non è il top. Va bene, dai, però cerca di muovere il piede più che altro, di inclinare il piede. Ok, bravissimo, bravo, bene. Ok, adesso dobbiamo correggere qualcosa del busto, perché da questa parte tendi a stare un po' basso con questa spalla e girato dentro la curva. Invece, ok, leggermente girato fuori, alza quest'anca, alza questa spalla qua tienila anche un pochino più avanti, come avanti è il piede e il ginocchio, ok? E acchiappa il pallone mentre appoggi il piede. Guardami, guarda da dove arriva il pallone. Te lo faccio un po' più laterale, così sei obbligato a spostarti di più. Ok, bene, allora adesso questa cosa qua uno può fare: curvo a destra, cambio, curvo a sinistra. Aspetta, rifo. Allora, ecco, uno può farlo pensando che sta facendo la curva verso destra e poi cambia dall'altra parte, lo fa per la curva verso sinistra e trova confidenza con questo assetto, che permette di creare vincolo, contrastare le forze laterali e trovarsi in anticipo con la parte alta per l'uscita dalla curva. Ok, lo facciamo riprendendo il discorso della panchina. Vedete che la matrice poi è la stessa, ok, come tipo di equilibrio, come tipo di propensione all'uscita dalla curva, mentre si resiste alle forze nemiche di quella curva. Ok, alla prossima ragazzi!